Ciao ragazze, questo video è un video speciale e che serve innanzitutto a fare i complimenti, a premiare una ragazza eccezionale e adesso vi spiego perché. Allora, è successo in questi giorni che osservando qua e là su Facebook, varie blogger appassionate di make-up, eccetera, eccetera, ho notato una serie di cose che mi hanno fatto molto piacere e tante altre cose, forse anche di più, che non mi sono piaciute per niente. Allora, partiamo prima da quelle brutte, così poi ci riossigeniamo con quelle belle. Allora, innanzitutto, tra le cose che non mi sono piaciute è la scarsa partecipazione alla pagina con commenti, con non so, partecipazione ai concorsi piuttosto che richieste di pubblicità, dove poi alla fine la pubblicità non viene veramente ricambiata. E quindi insomma non è molto carino sfruttare la collaborazione, l'aiuto altrui se poi non si è disposti a fare altrettanto, non so se per invidia, per dimenticanza o altro, però insomma succede anche questo. Un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente è vedere foto che molto particolari, tra l'altro, che ho scaricato dal web per fare i miei post sulla pagina, quindi un lavoro veramente grande, veramente faticoso di ricerca e sia di immagini che di contenuti per rendere insomma la mia pagina quello che è. Vedere poi magari su altre pagine le mie foto usate magari con anche due cavolate di commento, però insomma, modificate in modo da sembrare una farina del loro sacco, come si suol dire, e anche questo non è bello. Non è bello perché se si vede qualcosa in giro di bello, è giusto mettere un bel mi piace e condividere con il nome della persona che si è sbattuta per creare quel post. Se no, insomma, ognuno credo si possa impegnare per fare dei link, dei post gradevoli senza prendersi i meriti degli altri. E lo so che su questo succede spesso e saranno d'accordo con me anche tante altre ragazze che si vedono sempre fregacchiare le loro foto, i loro link. Poi vediamo un po', un'altra cosa che mi ha lasciato un po' così, un po' perplessa è il meccanismo per farsi votare nei concorsi, nei concorsi di make-up intendo. Ho notato che capita, succede che delle ragazze si facciano votare, quindi prendano tanti voti, tanti mi piace, tanti commenti per i loro lavori di make-up, perché offrono in cambio dei regaloni, dei, insomma, offrono magari delle palette, dei prodotti di make up di marca in cambio di voti. Ecco, questo non è per giudicare,
penso a me stessa e credo che non sia molto, cioè personalmente non mi piacerebbe vincere un concorso o avere tanti voti, tanti, tanti commenti positivi solo perché compro fisicamente i voti con dei prodotti, ecco. Non so se questo sia molto diffuso, poco tanto, se sia normale, giusto, non lo so, ditemi anche voi cosa ne pensate, però io personalmente preferisco che voi, insomma, mi votiate o mi facciate i complimenti per la mia originalità, per il mio stile, se vi piace, e non perché vi regalo o vi compro palette. E finite le cose che non mi piacciono, partiamo con il motivo principale per cui ho deciso di fare questo video, e cioè ringraziare, elogiare, premiare una di voi, una ragazza straordinaria che ho conosciuto da poco, si chiama Sue Taylor Esposito, spero di averlo detto giusto. Perché in questo periodo con tanti piccoli gesti che io chiamo silenziosi, cioè gesti carini di collaborazione, condivisione, pubblicità, partecipazione ai concorsi, alle attività, impegno, insomma, chi più ne ha più ne metta, ha fatto sempre un di più rispetto alle altre, che onestamente non si sprecano, e invece lei si spreca, si sbatte, e, anche se non è richiesto, cioè spontaneamente. Questo secondo me è bellissimo, va premiato a mille, e io voglio farlo perché veramente in un periodo così buio dove c'è crisi, dove tutti abbiamo tanti problemi e questo mondo, il make-up, piuttosto che insomma tutto ciò che è divertente, leggero, va affrontato come tale, senza invidie, senza ipocrisie, senza falsità. Ed è bello ricevere aiuto, complimenti, collaborazione, pubblicità gratis, senza che ci sia un secondo fine, una convenienza. Insomma, grazie, grazie a tutte le ragazze che invece dimostrano che si può dare tanto. E anche gratuitamente, anche spontaneamente, e grazie per l'affetto e il sostegno che mi date ogni giorno. E niente, io devo chiedere a questa ragazza di darmi in privato, insomma, il suo indirizzo perché le arriverà una bella sorpresa. Spero che le piaccia, per premiarla di questo suo spirito, di questo suo atteggiamento, di questi gesti così belli, così importanti e così sentiti senza che nessuno gli abbia chiesto niente. Grazie ancora e vi saluto, vi do un bacione. Alla prossima. Ciao.